Ciao a tutti. Allora, ho deciso di fare un giro videocreazioni oggi perché mi sono resa conto che non ne faccio da tantissimo tempo e perché alcune delle cose che ho fatto, di cui sono anche abbastanza orgogliosa, domani impartiranno e quindi probabilmente non avrò più l'occasione di girare il video con queste cose, quindi insomma, mi prendo un po' avanti. Comincio da questo. Questo è un ciondolo in colori che uso moltissimo perché sono argento, verde e nero che vanno moltissimo anche quest'estate e l'ho fatto seguendo un tutorial di Beats Magic che tra l'altro è stato uno dei tutorial che ho seguito per primi su quel sito un anno e mezzo fa, credo per Natale di 2 anni fa devo averlo fatto, adesso magari ricordo male e l'avevo fatto in rosso e oro. Questo invece l'ho fatto in questi colori che mi piacciono molto di più e ci ho messo questa catena in organza, questo nastro in organza per renderlo comunque più estivo. La seconda cosa che faccio vedere è questo ciondolo, che in realtà era un prototipo e alla fine mi convince molto meno rispetto alla mia scelta successiva che ho mandato come swap a Elisa, ed è il suo l'ho fatto con colori migliori e ho evitato di mettere queste che sono delle Lang Magatama. Faccio un po' minimo di zoom, vediamo. Vabbè, non importa, insomma, ho evitato di mettere queste Lang Magatama, ma il motivo per cui questo qui probabilmente resterà mio, oltre che perché queste qui centrali non mi convincono, è perché ho fatto l'incastonatura con queste perle blu che non c'entrano proprio niente, che sono quelle che poi ho usato per il suo ciondolo, tra l'altro, che ha subito qualche piccola variazione. Comunque, insomma, lo schema è mio ed è abbastanza carino, secondo me, però appunto questo è il prototipo, la versione finale è molto meglio. Ok, poi vi faccio vedere sempre orecchini seguiti a partire dai miei tutorial. Ho fatto questa coppia di orecchini. Potete trovare se volete il mio tutorial su YouTube e il tutorial degli orecchini Merlene. Sì, volevo specificare una cosa perché mi sembra un po' sciocchina, però mi sembra anche il caso di specificarla. I nomi che do alle creazioni sono quasi tutti presi da personaggi di videogiochi. Quindi nel mio caso Marlene era una bambina in un videogioco ed era una ragazzina a cui piacevano molto i fiori. E quindi ho scelto il nome Marlene, quindi non c'entra niente con le mele, per esempio. Va bene, questa era solo una precisazione. E questo era un altro degli orecchini Marlene che ho fatto. Ne ho fatti anche altri, però insomma vi mostro soltanto questi due in questo video. Poi ho fatto questo, che è un segnalibro, e vabbè è abbastanza una sciocchezza diciamo rispetto al resto perché è da assemblaggio, però mi piaceva e quindi ho deciso di condividerlo comunque. L'ho fatto usando questo qui. Tra l'altro mi stavo chiedendo se mettere qui qualche cosa, però non avevo ben idea di cosa. L'avevo fatto questo qui per regalarlo, poi alla fine ho cambiato un po' idea. Ne ho fatto anche un altro che è ancora più semplice, usando questi cipollotti coloratissimi che mi piacciono molto. Questo bel charm a forma di ala, e insomma, niente. A me piacciono i segnalibri, quindi questi sono i primi che ho fatto, tra l'altro, quindi continuerò a farli probabilmente. Poi ho qualche bracciale, sono tutti quanti fatti seguendo la tecnica Raw, quindi Right Angle Weave. Questo qui ha una Raw semplice sotto, non l'ho fatto seguendo un tutorial alla fine di base, penso che sia la classica Raw e semplicemente ho fatto, qui se ci mettiamo un po' di zoomino, se ci riusciamo, aspetta, ok, semplicemente sopra ho decorato con dei bicone, come vedete non è neanche così regolare, però è bello quando si piega, secondo me sta molto bene al polso anche. E questo quindi è il bracciale numero 1 in Raw. Ne ho fatti altri che sono questi, fatti con queste perle che ho comprato in fiera e ancora quindi a febbraio, c'è stata abilmente credo a Vicenza. Come vedete queste hanno la stessa identica lavorazione, solo che semplicemente questo è lavorato soltanto da un lato, mentre quest'altro è lavorato da tutti e due i lati. Ne ho fatti anche altri, però non li ho mai finiti, per esempio questo qui, che come vedete non ha ancora la chiusura, poi questo qui,
E poi ancora quest'altro in oro, col verde. E niente, sono abbastanza carini, mi piacciono parecchio. Però il mio preferito rimane questo qui blu, che è un po' più fine rispetto a questi che sono più giocosi anche secondo me. Poi ho fatto questo e devo ancora decidere di preciso cosa farne. E devo ancora decidere di preciso tra l'altro quale lato preferisco. Come vi ho detto qui ho usato un filo abbastanza scuro e questo lo considero un prototipo e non ci penso neanche a rifarlo così, però non mi dispiace come modello. Fatemi sapere se vi interessa un tutorial, proverò a gestirlo in una maniera leggermente differente, soprattutto la parte centrale sul retro mi piace poco, per il resto non mi dispiace. Questo lato per esempio mi piace molto. E niente, è la prima volta che uso le Crescent per fare qualche cosa di un po' mio. Diciamo che la scelta, la mia idea di partenza era di fare un capo per le perline, quindi un copriperla praticamente. E avevo pensato di mettere le perline così e di mettere una perla sotto. Poi la cosa mi ha un po' preso la mano, come capita di solito, ed è uscito questo. Però insomma, mi piace. Andiamo ad un'altra cosa, queste sono cose che spedirò con uno swap ad Antonella Piras. Ho fatto un paio di orecchini di questo tipo, che sono il mio tipico orecchino. Questi non hanno una monachella, ma un gancetto di questo tipo. L'ho fatto con la chiave e il lucchetto. Ho scelto di mandarle questo per il semplice fatto che lei fa veramente di tutto ed è molto brava a fare tutto quello che fa, mentre io faccio molto meno di lei e quindi ho scelto una tecnica come questa che per lei magari risulta sconosciuta o più ostica magari per farle un regalo. Ora farò vedere qui anche un'altra cosa che le volevo regalare e cioè questo. Questo in teoria sarebbe dovuto essere il fratello più piccolo. Molto più piccolo come vedete di questo qua. Questo qua è un fiore fatto in kanzashi, in tecnica kanzashi, quindi utilizzando il nastro di raso. Questo è interamente cucito, non c'è colla in questo e ci ho infilato appunto delle perle da 8, da 6, da 4 e ho fatto questo fiorellone. Adesso sto aspettando un pezzo qui, questo è il mio primo, lo vedete, è un po' rovinato dietro. Beh, insomma, e io sono molto soddisfatta e ne farò una spilla, però mi deve ancora arrivare il pezzo dietro per ricoprire, quindi per ora se ne starà così. Poi faccio vedere anche questo, che in pratica è la versione da coprire sul centrale, quindi vedete appunto che c'è il filo, ho usato un filo bianco perché tanto nella parte esteticamente importante non si vede, siccome ho usato le perle trasparenti, in questo caso ho messo dei cipollotti, come vedete queste qua sono delle perle elica. Sì, comunque così non si vede il filo all'interno delle perle, comunque qua in mezzo verrà coperto e anche sul retro verrà coperto. Tra l'altro dovrò ripassare con un altro paio di giri di filo prima di ricoprire. E queste comunque saranno due grandi spille. Di questo invece volevo farne appunto un qualcosa di più portabile, però è successo che è venuto malissimo e quindi vedete è venuto proprio male e avrei voluto farlo meglio, però così è andata e allora mi dispiace, ma ho deciso di cestinarlo praticamente, quindi ciao. Poi vi farò vedere anche questi che sono sempre parte dello swap ad Antonella. Questi qua li ho fatti cercando di creare un abbinamento per gli altri ciondoli che ho fatto con le silky. Ho fatto sia il ciondolo che il bracciale con le silky e quindi ho pensato che assieme al mio bracciale Iris, quello che faccio, questo qua praticamente, assieme a questo mio bracciale, ho pensato che sarebbero stati benissimo un paio di orecchini fatti utilizzando appunto delle silky, delle Rokai 110 e delle Super Duo e quindi ho scelto questi qua. A lei ho dato questo stesso materiale in questi stessi colori, quindi in Jetta B e in argento e delle Super Duo in questo rosa e mi sembra che stiano abbastanza bene e spero che lei apprezzi l'abbinamento. Faccio vedere anche il retro. Ho scelto di incastonare il Rivoli fino in fondo così mi sembra che sia
abbia una tenuta migliore. Qui ci sono queste 5 perle azzurre che comunque non si vedono praticamente mai, però non stanno neanche piuttosto male, secondo me. E niente, sono molto soddisfatta del progetto. Se vi interessa anche questo, sempre per fare un abbinamento sia al ciondolo Sophie che al bracciale Iris, fatemi sapere perché lo farò molto volentieri. Una cosa che mi ha un po' stupito è che io pensavo che la platinatura, oh mio Dio, come si dice platinatura? Sì, insomma, il plating delle silky, pensavo fosse sempre dal lato lavorato, invece no, l'ho trovato anche dal lato piatto e quindi ho cercato di utilizzarle in questa maniera, tenendone due in modo che fossero simmetriche così. Avevo pensato di girarle, però il lato opposto è nero e non mi pareva che stesse così bene, quindi ho scelto questa soluzione. Poi, ultime cose. E questo è un ciondolo che ho fatto dal tutorial di Beautiful Nights. L'ho fatto parecchio tempo fa in realtà, infatti i colori sono un po' invernali, si vede che ancora non faceva caldo. Però niente, penso che adesso potrei fare anche un compagno e cercare di renderlo un orecchino, però devo ancora decidere sinceramente. Questo invece è il mio ciondolo in embroidery che finalmente sono riuscita a finire, come vedete. Rifinito molto nell'interno e poi al lato esterno, così che è piuttosto semplice. Ho rifinito il lato in brick stitch come si fa di solito e tutto il resto ho fatto un po' a casometro, non so come si dica. Ho fatto proprio a caso, non sono molto abile a fare certe cose e nell'embroidery non ho molta conoscenza della tecnica in generale, quindi ho cercato di fare quello che mi sembrava più giusto e sono abbastanza contenta del risultato, se devo essere sincera. Questo video sta diventando lunghissimo, vi farò comunque vedere anche questo. Questo qui è un ciondolo, sempre tra le cose che spedirò ad Antonella, è sempre per la teoria che le volevo mandare qualcosa che lei non facesse, se possibile. E questo qui è un ciondolo che ho riempito con della resina. Ed è praticamente fosforescente all'interno, quindi in pratica al buio questo qui, dopo essersi caricato di luce, dovrebbe brillare. E in realtà gliel'ho fatto blu così perché secondo me è bello da vedere comunque anche senza la luce sotto. E niente, spero che lei lo apprezzi. Ultime cose sono alcuni orecchini. Aspetta che non so se li vedo qui. Ultime cose sono queste due paia di orecchini, se vi faccio vedere. Allora, questo che è un paio di orecchini montati semplicemente proprio in modo iper semplice, in appunto non in tessitura. Questi qua ho montato appunto questo componente e questa filigrana bellissima e un paio di monachelle molto molto semplici e mi piacciono abbastanza, devo dire. Piacciono molto a tutti quanti quelli che li vedono e di questi sono molto molto felice, quindi insomma li volevo condividere anche con voi. Con questo io direi che ho finito. Adesso metto tutto quanto per bene sul tavolo in modo che sia più facile poi fare la definizione del video. Spero che tutte quante vi linkerò qua sotto i tutorial che ho seguito e sapete che se volete riprodurre qualcosa anche dei miei tutorial, insomma, mi farebbe piacere che condivideste con me l'immagine di quello che fate ogni tanto. E niente, io con questo ho finito, mi sembra proprio tutto, 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 quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!